Let's go, bitches! Sono tornato, diciamo che sono un po' guarito, ora ho la febbre molto più bassa, quindi ho deciso di portarvi uno di quei video che vi avevo anticipato, molto più innovativi. E ora vi parlerò di un qualcosa che i giocatori del competitive usano molto, che è la corsa infinita, o sprint cancellation, come viene chiamata da noi, che alla fine non è una vera e propria corsa infinita, ma è un modo per muoversi velocemente per chi non ha magari maratona, che tra l'altro in questo gioco dà uno sprint infinito. Partiamo dal primo metodo. Allora, il primo modo per fare la sprint cancellation è attraverso il tasto X. Io ve lo sto facendo vedere con la claw, ma ve lo farò vedere anche con le mani normali. Cos'è la claw? Sarebbe la posizione delle dita a granchio, quella che state vedendo ora, con il dito indice, questo, sui tasti A, X, Y, B e il medio per sparare. Comunque ora vi farò vedere. Allora, quando voi correte così e premete X, vi ferma la corsa. Avete visto? Correte e vi ferma la corsa. Sfruttate questa cosa per fare questo. Voi correte X, correte X, correte X, correte X, correte X. Vi farà un mini scattino. Questo sicuramente è. Andrete più veloce che camminare così come dei merluzzi. Cioè, sembrate veramente dei down in così. Invece così sarete molto più veloci. Se avrete prontezza, l'arma arriverà subito, pronta per sparare. Poi io con le dita a granchio, se mi trovo in una situazione del genere, ho un nemico davanti, prendo salto e sparo. Così. È vero. Comunque, uno può fare tranquillamente questa cosa così, si gira pure con le dita a granchio, come state vedendo ora. Trovo un nemico, oddio! E l'ammazza. Potete pure fare altre cose come sdraiarvi, quindi cioè, è semplicissimo. Per chi non ha le dita a granchio, molto semplice, così. Mi dispiace, l'unico problema di chi non usa le dita a granchio o la claw è che non si può girare. Questo è un inconveniente, però se dovete magari raggiungere una bomba che in cerca e distruggi avete pochi secondi e sta per esplodere, dovete disinnescarla o innescarla se non sta per esplodere. Questo è un buon metodo, se dovete raggiungere una copertura, cioè alla fine ha il suo utilizzo. Comunque, questo è il primo metodo. Per il secondo metodo, molto più semplice, non serve per niente la mano destra, via la mano destra. Una mano sola. Questo metodo dovete fare così. Sicuramente non avete capito niente di quello che ho fatto. Infatti ora vi spiegherò. Praticamente quando voi correte, se premete poi l'analogico verso una direzione come sinistra, si ferma, correte, destra, si ferma. Io sfrutto questa cosa facendo così, sinistra, destra, sinistra, 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 destra, sinistra, destra, sinistra, così, e corro. Come vedete è molto più veloce di quella fatta con X, è un po' più difficile, perché dovete avere veramente tanta concentrazione e dovete essere ben, come posso dire, coordinati nel fare movimenti sinistra-destra. Comunque vedete, faccio come dei piccoli scattini, tra l'altro molto veloci, mi fermo e via. Quindi per farlo vi basta correre e l'analogico in una direzione opposta. Sinistra o destra, anzi non opposta, una delle direzioni in cui non state correndo, perché se voi correte si può correre e girare, vedete normalmente, ma se fate destra, come sto facendo ora e state vedendo nella webcam, si ferma, correte sinistra, si ferma, correte destra, si ferma, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. E questo è il metodo per la corsa infinita, o sprint cancellation, che è il suo vero nome. Spero vi piaccia questo video, aspettatevi il prossimo con tante nuove novità e ovviamente un altro video scioccante come questo. Bella raga!